L'attività di IRALS, che si è costituita nel 2014, è iniziata con i finanziamenti alla ricerca nel 2016. Abbiamo finanziato 81 assegni di ricerca per giovani ricercatori su tutto il territorio nazionale. Dal 2020 invece abbiamo deciso di spostare, diciamo, i finanziamenti sui progetti, quindi i principal investigator o PI sempre giovani, quindi ci siamo sempre focalizzati sul finanziamento della ricerca dei giovani under 40, ha permesso appunto dal 2020 ad oggi di finanziare 26 progetti di ricerca, e i progetti quindi sono soprattutto sulla diagnosi precoce, l'individuazione appunto dei bersagli sui quali appunto poi focalizzare anche la ricerca per nuovi interventi farmacologici e non, e soprattutto negli ultimi anni anche sulla prevenzione, quindi abbiamo investito anche in questo campo molto importante. Questo per quanto riguarda i cosiddetti AGIR, IRALS Grants for Young Researchers, come dicevo, under 40. Poi quest'anno per la prima volta siamo usciti con due nuovi bandi. Questi due nuovi bandi sono mirati al finanziamento di progetti non più di solo di giovani, non c'è più il limite d'età, ma quello che richiediamo è invece l'approccio traslazionale, quindi la possibilità, cioè finanziare ricerche che intravedono anche un'applicazione già nella pratica clinica e comportamentale delle persone. Quindi abbiamo fatto questo primo salto. Infine, quest'anno, grazie a una raccolta fondi proprio destinata a questo scopo, che utilizza i disegni di una paziente che ci sono stati gentilmente donati dalla famiglia, e in collaborazione con Coop, che le ha commercializzati appunto, e con Pigna, che ci ha stampato dei quadernetti utilizzando appunto questi disegni, usciamo con il bando sull'arte terapia. Arte terapia, quindi la possibilità che una terapia di tipo di espressione artistica possa favorire anche un recupero cognitivo. Questo è ancora un tema dibattuto. Quello che possiamo senz'altro dire dalle esperienze che ci sono già in atto è che comunque il fatto di esprimersi anche in queste forme artistiche sicuramente, ecco, rende la vita più serena ai malati e anche alle loro famiglie, come lo testimonia l'esperienza di questa signora.